Buongiorno, buon mercoledì. Why you wanna let me go, nah, nah, now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know, nah, nah, now. Allora, finalmente riesco a girare. Ma sono giorni veramente, cioè mi continuo a ripetere, ma credetemi che sono giorni veramente molto molto impegnativi a livello lavorativo, ma veramente tantissimo. Vi dico solo che giovedì e venerdì io sarei dovuta andare a Roma per una cosa, ma per motivi lavorativi non sono riuscita ad andare e quindi mi è saltato tutto. E però vabbè, pazienza. Tra l'altro sono giorni veramente dove non riesco neanche a sedermi sul divano, arrivo a casa a orari incredibili. Ieri vabbè sono andata poi a cena da Anna, ma arrivata a casa che erano le 10:30 passate, quindi sono cotta, però va bene così quando si lavora. Comunque la vita è questa, la vita di tutti. Quindi va bene così. Allora, bellissima giornata di sole, ultimamente ci sono davvero delle bellissime giornate di sole, quelle che piacciono a me, quelle che piacciono a noi. Diciamo che la giornata cambia decisamente quando c'è il sole, dà proprio quel sapore, secondo me, meraviglioso. E devo dire che stamattina c'è già il sole, a differenza di ieri che sembrava nuvolo, in realtà poi è spuntata una bellissima giornata e fa proprio caldo. Infatti io stamattina mi sono messa questa camicia di Zara, con sempre di Zara questo gilet, perché ieri col maglioncino avevo caldo, però andare già in camicia con sopra cappotto secondo me non va ancora bene, quindi ho preferito mettere questo gilet che è di lanetta. Quindi secondo me va bene. Allora, oggi se riesco vi voglio far vedere una cosa che abbiamo messo in cucina. Chi mi segue su Instagram l'avrà già visto, perché ve l'ho fatto vedere su Instagram, perché è stata una collaborazione su Instagram, non qui su YouTube. Quindi io qui su YouTube avrei potuto anche non farvelo vedere, ma visto che io tratto casa, come argomento casa, ve lo voglio far vedere. L'ho messa per gli sgabelli, perché a breve, ormai penso sia questione di giorni, arriverà il tavolo, le sedie, arriveranno gli sgabelli e mi spiaceva non mettere gli sgabelli, e quindi ho detto quasi quasi prendo questa cosa qui, ci piazzo gli sgabelli, poi quando arriverà la cucina lo sposto su in mansarda, perché tanto volevamo fare una zona particolare su in mansarda, quindi questo qui andrà su in mansarda. Quindi ho risolto assolutamente la cosa, anche perché mi dispiace, perché è bello. Molti di voi su Instagram mi hanno detto: Fede, ma tieni quello, è bellissimo, non rifare più la cucina, chiuditi quel pezzo che si vede a vista dal salotto, ti metti il tuo top, ma lascia questa cosa qua. Non lo so, io ormai avevo in mente quella cosa lì, perché secondo me divide bene, però vediamo. In effetti male non sta, in effetti questa divisione male non sta, però io mi ero fissata ormai con la penisola e quindi probabilmente farò quella. E boh, adesso mi metto il cappottino e vado al lavoro. Guardate com'è cresciuta la pianta di Martina, è diventata enorme, guardate. Cioè, grandissima, stupenda, non pensavo di riuscire a farcela, perché era partita un po' male, in realtà guardate che meraviglia. Allora, ha ghiacciato, guardate, un po' ha ghiacciato stamattina. Allora, meno male che non ho tolto i teli dalle piante, guardate, perché sennò morivano, perché al mattino ghiaccia ancora. Però la siepe è bellissima, guardate. Adesso sto cercando di farla uscire dalla rete, in modo che poi non si noti più. Già in alcuni punti è uscita, poi la potremo. Però la mia idea è quella di farla uscire, vedete? In modo che faccia poi il muro. Così almeno non si nota più. Allora, sono arrivata in pausa pranzo. Sono passata da casa perché devo prendere il computer. Oggi devo fare una roba importantissima che non sono in grado di fare da sola, quindi me lo porterò a scuola. Finito il lavoro lo farò con la mia collega, che lei è un pochino più afferrata e secondo me è in grado di aiutarmi, perché io da sola non riesco assolutamente a farlo, sono una frana. Io sembro tecnologica perché essendo sui social tutti pensano che io sia tecnologica, in realtà non lo sono per niente, quindi mi devo far aiutare. Allora, poi mi devo ricordare, devo prendere un vaso
che avevo acquistato un po' di tempo fa, ma che non metto più. L'avevo preso qualche anno fa da Casa Shop e siccome ho visto che a casa della mia amica c'è più piccolino, gli ho chiesto se lo voleva anche grande, lei mi ha detto di sì, e quindi mi devo ricordare di caricarlo in macchina e portarglielo. Sono qui in questo momento, prima di farvi vedere la novità in cucina, sono qui in questo momento per farvi vedere quello che ho acquistato l'altro giorno da Zara, che sono andata a vedere se c'era qualcosa e ho trovato delle cosine carine primaverili e le ho prese. Non ho preso tantissimo perché ho voluto sfruttare il buono che mi aveva fatto mio zio per il compleanno e non volevo spendere niente, quindi ho giusto preso tre cosine ma carinissime. Allora, la prima cosa che ho preso è questo jeans. Io l'avevo visto da mia sorella, mi era piaciuto tantissimo perché è come piace a me, quindi con la gamba morbida e in fondo ha questo super risvoltone che io ho girato perché sennò mi va molto lungo, ma è fatto così ed è fatto anche per girare, infatti per me la misura perfetta, che rimanga un pochino corto come piace a me, è proprio l'altezza del risvolto, ma veramente veramente carinissimo con questo lavaggio scuro. L'unica cosa che io ho preso la 36 e mi va grande, secondo me dovevo prendere la 34, sarebbe stata perfetta, però vederlo così mi sembrava andasse bene, soprattutto pensavo mi stesse comodo, ma non pensavo così tanto, però non importa, tanto mettendolo con la cintura sta bene. E poi ho preso due camicie. Allora, ho preso questa qui, che è fucsia, con delle righine bianche e azzurre. Questa qua è super primaverile, quando l'ho vista ho detto, boh, è mia, sapete che io impazzisco per le camicie di Zara, ne ho di tutti i tipi, anche questa qua è vecchia di Zara. Io amo le camicie. E quindi quando l'ho vista ho detto, boh, la prendo perché è veramente molto molto bella. E ancora più bella, secondo me, è questa qua. Guardate, l'ho presa al volo perché avevo paura che poi non ci fosse più, avevo paura di non trovarla più. Ed è lilla, un tono di lilla veramente molto bello con la riga bianca. Di tutte e due io ho preso la S, non mi ricordo se c'era anche la XS, di quella lì fucsia, sì. Mi sembra di sì, questa non mi ricordo, però a me piace la camicia oversize, sapete, non mi piacciono slim, e quindi niente, ho preso la S ed è bellissima. Questa qui l'ho già messa e mi piace troppo con i jeans e secondo me sta bene poi anche col pantalone bianco, la scarpa da ginnastica, è veramente veramente molto bella. Quindi ho preso queste cose da Zara, adesso le vado poi a posare. Adesso volevo farvi vedere la novità della cucina. Allora, voglio precisare una cosa, che è una cosa temporanea, che ho preso perché a breve, penso ormai a giorni, mi arriverà il tavolo, mi arriverà il divano, mi arriveranno le sedie, mi arriveranno anche gli sgabelli. Gli sgabelli ero un po' preoccupata perché ho detto adesso dove me li metto, il tempo che arriva la cucina e tutto, dove me li metto? E quindi ero già lì che pensavo, li porto da mia suocera, li tengo in cameretta, li porto da mia mamma, li porto da mia nonna, ho detto dove li piazzo? E poi siccome, come vi ho detto, mi è capitata questa collaborazione su Instagram che non avevo accettato inizialmente perché non mi serviva niente, quindi è inutile che io accetto collaborazioni se non mi interessano, io comunque parlo di casa, parlo di arredamento, quindi è normale che le aziende mi contattino per questo, però se a me le cose non servono è inutile che io accetti, quindi avevo detto di no. Poi li ho sentiti nuovamente e gli ho detto se piuttosto fossero disponibili a ricontattarmi dopo Natale e vedere se magari poteva servirmi qualcosa, anche perché l'azienda che Mobili Fever a me piace tantissimo, io ho diverse cose loro, quindi so che tipo di azienda è, so che è un'azienda comunque seria con cose belle, e quindi ho detto vediamo. Poi una sera ero qui sul divano con Mauro, ho detto ma quasi quasi prendo il balcone, tanto comunque la cucina per ora non ce l'abbiamo, finché non arriva il finestrone la cucina non la cambieremo.
Non ne ho bisogno, vi dico la verità, in questo momento cambierei il top perché mi serve un pezzo di top in più, però non è che sia essenziale, si può benissimo aspettare. E loro ho detto, visto che comunque la cucina ce l'ho, mi serve qualcosa per gli sgabelli, prendo il bancone, poi comunque il bancone lo sposterò su in mansarda, perché tanto volevamo fare l'angolo bar, quindi magari lo metterò su, acquisterò degli sgabelli da poterci mettere vicino e la completeremo, oppure posso anche utilizzarlo come scrivania con lo sgabello, vediamo, poi quando saremo su vedremo tutto. Oppure avevo pensato anche di fare una piccola modifica, ma ve ne parlerò più avanti, per poterlo utilizzare in cucina, ma vediamo. Comunque per ora ho accettato, ho preso questo bancone e mi piace tantissimo. L'unica cosa è che ho fatto una piccola modifica, che adesso comunque vi faccio vedere. Allora, ecco qua il bancone. Mi piace veramente tantissimo come sta, veramente tantissimo. Purtroppo qui si vedono ancora i buchi di questo mobile, ma pensavo momentaneamente di trovare una soluzione per coprire questa zona qui, perché se per qualche mese la cucina mi rimarrà così, io spero per l'estate che sia completata. Comunque per questi mesi qua volevo averla comunque ordinata, quindi questi buchi qui, vi dico la verità, mi danno particolarmente fastidio, quindi cercherò di trovare la soluzione. Comunque il bancone è questo qui, qualcuno su Instagram ha detto è un bianco diverso rispetto alle ante. Allora, è un bianco sì, leggermente un pochino più strong rispetto alle ante, ma molto 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 simile, probabilmente anche un po' alla luce, è molto più simile alle ante di Ikea, che sono un pochino più bianche rispetto a quelle della cucina, perché le della cucina non sono di Ikea, perché la nostra cucina è della Tarex. Le ante precedenti erano Afrodite, che io poi ho cambiato con queste ante con la gola molto più moderne, quindi la cucina di per sé è Arex, ma le ante no. Poi comunque vi spiegherò bene per quanto riguarda le ante come mi ero gestita, che è la stessa azienda dove andrò ad acquistare l'altro pezzo di cucina. Comunque il bianco è molto simile, è molto molto simile, non è che ci sia molta differenza, a occhio nudo non si nota neanche, forse si nota di più attraverso i video, attraverso magari lo schermo, perché è tutto relativo in base alla luce che c'è e che riflette all'interno della stanza. Però il bianco è veramente simile, mi piace tantissimo posizionato sopra questo lampadario, meno male che l'abbiamo messo poi alla fine al centro, perché in effetti cade a pennello. La penisola che verrà poi legata alla cucina, sapete che qui ci sarà un pezzo di mobile in più, continuerà qua e andrà a fermarsi all'altezza del lampadario, quindi ci sarà questo pezzo in meno, perché lì la penisola andrà proprio a finire altezza lampadario, quindi più o meno considerate dalla lavastoviglie in poi non ci sarà più bancone, quindi sarà lungo così, dove fino qui ci sarà il mobile sotto e sopra ci sarà il bancone. Mi piace molto, secondo me ha dato molto carattere alla stanza e riempie un pochino, perché la cucina comunque è molto grossa, perché da qua a qua ci sono 4,5 metri, quindi la cucina è molto grande e tutto questo spazio qui era inutilizzato, e secondo me dava proprio quel senso di... cioè, secondo me non completava la cucina, ecco, sembrava incompleta, quindi secondo me il bancone dà molto più carattere alla stanza e riempie di più l'ambiente, secondo me sta benissimo. Poi vabbè, immaginatevi gli sgabelli che penso che metteremo da questa parte qui, perché mi piace che si vedano dalla cucina, dalla sala, anche se per praticità secondo me sarebbero meglio di là, visto che abbiamo la televisione qui,
Quindi secondo me un domani che non avremo più la televisione in cucina, da questa parte qui sarà sicuramente più comodo, però possiamo pensare di spostarli per ora di cena, quindi magari o io mi metto di qua e Mauro si mette di là, o ci spostiamo tutti e due da quella parte. Comunque, secondo me sarà decisamente meglio, molto più completa la cucina. Poi sicuramente con il top bianco, con questo pezzo completato, sarà molto più bello, però io sono già molto contenta così, perché mi piace veramente tantissimo come risulta l'ambiente con questo bancone centrale. Adesso non sto a aprirvi la persiana perché sto per uscire, sto per tornare a lavorare, quindi ovviamente è un pochino più buia la stanza, però mi piace tantissimo. Poi il finestrone che andremo a mettere misurerà 2,60 m, quindi partirà di qua e arriverà qui subito dopo la televisione, sarà questa misura qui, e quindi sarà completerà la stanza, e non vedo l'ora, anche se io sono già contenta così. Sono veramente, mi sto godendo tutto poco per volta. A differenza della Federica di una volta, che voleva sempre tutto e subito, ora invece mi sto veramente godendo le cose poco per volta. Non ho fretta, mi piace talmente tanto ormai come è venuta la stanza, che va benissimo tutto poco per volta, senza troppa fretta. Adesso però vi spiego la modifica che abbiamo fatto al bancone. Allora, la modifica che ho fatto è che abbiamo tagliato le gambe del bancone, le ho portate da un mio amico che fa il falegname e me le sono fatta tagliare, perché il bancone era veramente altissimo, era proprio il classico bancone da bar da mettere con gli sgabelli alti, e l'ho dovuto far tagliare. Adesso vi metto una foto di com'era all'origine, era molto 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 più alto rispetto a questo. L'ho fatto tagliare di più o meno 10 cm, quindi per un bancone veramente tantissimo, per renderlo all'altezza giusta sia della cucina, è un pochino più alto rispetto alla cucina, proprio perché sennò sarebbe stato un tavolo, ma non alto come era in precedenza. Allora, diciamo che alto come era inizialmente, secondo me era più adatto a una zona proprio bar, quindi se io l'avessi messo ad esempio attaccato alla parete, attaccato ad una parete con gli sgabelli, allora poteva star bene, come ad esempio da questa parte qui, appoggiato qui con gli sgabelli, poteva andare, ma al centro della stanza era davvero troppo sproporzionato, e quindi l'abbiamo messo così. Faccio vedere da questa altezza, vedete, è un'altezza molto più secondo me idonea per il tipo di stanza, per il tipo di ambiente e anche per il tipo di sgabello, perché lo sgabello che ho scelto io per la cucina è uno sgabello di quelli bassi, non è il classico sgabello troppo alto. Volevo uno sgabello che fosse non troppo alto, sia per comodità, per praticità, ma anche perché se dovesse venire ad esempio mio nipote, magari con qualche amichetto e tutto, volevo che non fosse poi troppo alto. Quindi questa altezza qui è proprio adatta al tipo di sgabello che noi abbiamo scelto. È, come vi ho detto, più alto della cucina perché, ripeto, l'ho misurato in base all'altezza appunto dello sgabello. Tagliarlo non è stato semplicissimo, noi non avremmo potuto farlo perché ci voleva proprio l'attrezzo per tagliare il legno, perché sennò si sarebbe rovinato tutto, ed è la stessa soluzione che abbiamo utilizzato per l'anta della cucina, cioè inizialmente l'aveva fatta Mauro perché tanto era una cosa temporanea, ma per il taglio definitivo ci siamo rivolti a un ragazzo del mestiere. Questo qui invece l'ho fatto tagliare da un mio amico che è il papà di una bimba che io avevo qualche anno fa all'asilo, che mi aveva fatto la dispensa in cucina. Non so se vi ricordate la dispensa che c'era prima di questa, mi era stata fatta da questo papà di questa bimba, che adesso invece è una ragazzina perché è grande, fa le superiori, e siccome so che lui ha tutti gli attrezzi per lavorare il legno, per tagliare il legno, l'ho chiamato e mi ha detto guarda vieni, infatti sono andata domenica e me l'ha tagliato subito al momento, e quindi è venuta un'altezza secondo me molto più comoda e adatta, ripeto, al tipo di stanza. Mi piace veramente tantissimo, ma veramente tantissimo, sono molto contenta.
perché sta, secondo me, sta veramente bene. Sistemo la roba di Zara e poi torno al lavoro e vi dico dove vado oggi, perché non passerò da casa. Casa in questo momento, avrete un po' di riflesso perché ho le luci dietro, infatti ho pensato che il giorno che avrò la penisola metterò il cavalletto lì dietro, in modo che si riesca a vedere bene. Allora, sto preparando le zucchine insaporite perché devo fare un po' di fretta, è tardissimo, sono arrivata a casa adesso, questo è il motivo del perché mi vedete poco. Sono le ore, mancano 5 minuti alle 8, quindi questi sono i miei orari ultimamente, e allora voglio fare un po' di fretta. Tra l'altro avevo comprato il cotechino perché a noi piace tantissimo e volevo farlo stasera, volevo farlo col purè ma non ho le patate, quindi mangeremo il cotechino con le zucchine. Non è molto indicato ma va bene lo stesso, poi le faccio tutte, ne faccio 4 così almeno me ne porto anche un po' domani a pranzo a scuola. Le ho già lavate, precisiamo questa cosa. Allora vediamo se magari spostandovi così c'è un pochino meno di riflesso. Sì, forse sì. E le ho già lavate, quindi sono lavate, perché è venuta fuori una questione per il finocchio, che sembrava che io non l'avessi lavato solo perché non l'ho fatto vedere. In realtà è da matti mangiare le verdure, soprattutto come la frutta, senza lavarlo, quindi fidatevi che è tutto lavato, lo voglio precisare. Allora, oggi sono andata con la mia amica da Edil, non mi ricordo come si chiama, perché lei deve rifare il pavimento esterno e il bagno su in camera, e allora già che c'ero ho guardato anche qualcosina per me, per la mansarda, due o tre cose che mi servivano, e ho trovato praticamente tutto quello che mi serviva. Adesso stasera farò vedere le foto a Mauro, anche perché il muratore mi ha detto tu scegli, fai e poi mi dici, però c'è troppo riflesso, mi ha detto tu fai tutto poi mi dici e io ordino, tanto lui si rifornisce lì. E quindi poi vi faccio vedere tutto, 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 non vedo l'ora. Tra l'altro domenica Mauro vedrà il giardiniere, perché andrà a casa di questi nostri amici che avevano bisogno del giardiniere, quindi gli abbiamo dato il contatto del nostro perché noi ci siamo trovati molto bene, e dovrà venire poi anche da noi per il prato, perché anche quest'anno bisognerà sistemarlo e quindi dovrà venire di nuovo da noi, anche perché è fra un po' il momento giusto, quindi farà un salto anche da noi. Devo dire che la spesa del giardino è sempre una di quelle cose che bisogna sempre fare. Già l'anno scorso abbiamo speso un sacco, perché tra tutto, tra comprare le siepi, per quanto noi abbiamo amici anche in quell'ambito lì, quindi magari un pochino di sconto ce lo fanno, però ovviamente paghiamo tutto perché è così, giustamente. Poi io non sono neanche il tipo che mi farei fare qualcosa gratis da nessuno, perché lavoro e lavoro, quindi è giusto così. L'anno scorso avevamo speso un sacco, ma perché avevamo fatto un lavoro molto grosso, avevamo ricambiato tutte le siepi, abbiamo riseminato tutto, girato tutto il terreno, quindi l'anno scorso diciamo che la spesa è stata molto alta per quel motivo. Quest'anno sicuramente spenderemo meno perché avremo solo da sistemare qualcosina, quindi in teoria quest'anno per quanto riguarda il giardino sicuramente spenderemo molto meno. Tra l'altro questa mia amica, che è una mia amica molto stretta, vuole togliere tutte le siepi perché lei ha 3 cani, comunque dice che è sempre complicato, che si sporca tutto, quindi voleva eliminare le siepi e mettere una recinzione in ferro, bella, moderna, poi vabbè, suo marito del mestiere, quindi chi meglio di loro. E a quel punto lì le ho detto di darmi le siepi, qualcuna da sostituire a queste qui, che comunque sono rimaste micro, e le sue sono già belle grosse, quindi vediamo se attecchiscono. Lei ne ha tantissime, quindi mi ha detto inizio a darti quelle che ti servono, le altre magari Mauro diceva le diamo al giardiniere che ce le tenga lui,
intanto ce le cura e tutto, poi se dovessimo cambiarle almeno ne abbiamo di scorta, anche perché era un peccato eliminare tutte quelle siepi, quindi gli ho detto guarda, dammele, tanto per eliminarle, dalle a me, me le cambio, me le metto già alte in tutta la zona qui, anche perché poi avendo il finestrone qui in cucina mi piace avere comunque la zona un po' separata dai vicini, quindi non vedere al di là della siepe. Le sue sono già belle grandi, sono belle anche resistenti, quindi io spero che possano resistere. Comunque domenica vedremo il giardiniere, perché andrà da lei, e vediamo cosa ci dice lui, ma secondo me non c'è assolutamente problema, tanto comunque prendere le siepi piccole o prenderle grandi era solo una questione di prezzo. Noi avevamo scelto quelle più piccole per pagarlo un pochino di meno, perché più erano alte e più il prezzo sale, quindi noi per risparmiare qualcosina le avevamo prese piccole, abbiamo detto poi comunque crescono nel tempo e va bene così. Quindi vediamo, speriamo sta primavera di riuscire ad avere un giardino come dico io, anche perché, ripeto, avendo poi il finestrone, intanto scusate ma scrivo zucchine, avendo il finestrone mi piace poi avere tutta la zona curata, ecco. Quindi in questi giorni siamo un po' presi da queste cose e quindi avremo un po' di spese, ecco, quello sì, avremo un po' di spese. Ma per fortuna il giardiniere è una di quelle cose che si spende una volta l'anno, proprio perché abbiamo dei problemi, perché se non avessimo neanche avuto dei problemi, vi dico la verità, ce ne saremmo occupati noi come abbiamo comunque sempre fatto, perché noi in 12 anni che siamo qua si è sempre occupato Mauro del giardino. Poi da quando abbiamo messo le siepi, che ha iniziato a esserci un po' di problemi, allora a quel punto lì abbiamo chiamato il giardiniere per quel motivo lì. Perché se no ne avremmo sicuramente fatto meno. Quindi il tutto è questo. Allora, scusate, ma allora il coperchio. Ho fatto andare la lavastoviglie ieri sera e mi sa che il coperchio è rimasto. E quindi dicevo che alla fine la spesa grossa del giardiniere la facciamo una volta l'anno, proprio perché abbiamo questi problemi, perché se no non l'abbiamo mai fatto, non abbiamo mai sentito la necessità di chiamare il giardiniere, vi dico la verità, perché è una di quelle spese che abbiamo sempre voluto evitare, proprio perché riuscivamo sempre a gestircelo noi. Invece purtroppo dall'anno scorso, da quando abbiamo avuto un po' di problemi, abbiamo dovuto per forza ricorrere a lui. Però comunque è casa nostra e quindi è giusto curarla. Allora, io ho messo il cotechino lì dentro, adesso aspetto che cuocia, Mauro dovrebbe arrivare a momenti. Io vi saluto qui perché almeno riesco a editare questo video e farvelo uscire, speravo oggi ma non ce la faccio, quindi probabilmente uscirà domani. Vi mando un grosso bacione, grazie per essere stati insieme a me anche oggi e ci vediamo poi con un nuovo video. Un bacione, vi voglio bene, ciao!